Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, è cenere sul capo, salutare i democristiani di sinistra, non solo i politici, ma anche i giornalisti di quella formazione. È successo a me ieri con Marcello Sorgi, già direttore oggi editorialista della Stampa, preparando la rassegna di ieri. Avevo letto per tre quarti il commento di Sorgi, non mi sembrava di particolare impatto, però. Ripeto, mai sottovalutare l'ultimo quarto dei commenti dei democristiani di sinistra di formazione, perché nell'ultimo quarto c'era, vedete voi, se la perla, la bomba, la gaffe, l'infortunio, ognuno valuti come crede, un'evocazione che Sorgi faceva ieri. Ah, se poi cadesse Draghi nella malaugurata ipotesi di una crisi fuori controllo, Mattarella potrebbe incaricare un governo elettorale anche militare. Naturalmente la cosa poi nel corso della giornata è cresciuta, non senza le ironie che questo ha provocato. Oggi Maurizio Belpietro commenta criticamente, come ovvio, il commento di Sorgi. E Sorgi medesimo si difende sulla stampa, dice: ma no, ma che avete capito? Era un paradosso, un paradosso. Partiremo da qui e sarà anche un modo, diciamo così, di avviarci con un sorriso alla lettura di una giornata che però, quella di ieri, è stata molto tesa. Allora, in conclusione, il Consiglio dei Ministri ha effettivamente varato il testo Cartabia e anche i ministri grillini hanno detto sì. Draghi ha consentito a Conte di salvare la faccia perché, al di là di modifiche marginalissime, tenui e inconsistenti, una modifica più consistente è stata fatta. È stato stabilito un regime più lungo che non porterà alla improcedibilità i processi a vario titolo legato ai reati di mafia. Qualcuno, Conte stesso, ma pure il Fatto Quotidiano, dicono: ah, successo dei grillini che hanno comunque capovolto la situazione, la riforma resta una schiforma, è orribile. Travaglio oggi, diciamo, supera i suoi standard abituali di insulto nei confronti della Cartabia, però rivendica il successo. Dall'altro lato, altri, penso al giornale, penso alla verità, penso ad altri commentatori, dicono: no, guardate, i grillini sono comunque sconfitti nella partita. Molto interessante il punto di vista di Stefano Folli su Repubblica, che da un lato dice: non va assolutamente enfatizzato il successo grillino, anzi, alla fine si sono dovuti piegare. Però al tempo stesso, dice Folli, questa è stata la prima giornata veramente difficile per il governo Draghi e quindi dice anche questo momento politico va capito e interpretato. Tra i commentatori che si esercitano sulla materia della giustizia va letto per ciò che c'è sulle righe, ma anche per ciò che c'è tra le righe, o si vuole far credere che ci sia tra le righe, il curioso commento di oggi, vedremo anche quello di Paolo Mieli sul Corriere della Sera, che arriva il giorno dopo con questi strani messaggi, vedremo di provare a decifrarli insieme. Ecco, dicevamo però, a partire dal commento di Stefano Folli, la situazione del governo eppure delle forze della maggioranza, e dedicheremo una sezione della rassegna anche a questo, perché comunque i grillini hanno, diciamo, la balcanizzazione che tutti vedono. Enrico Letta, segretario del PD, è accusato, lo spiega bene Laura Cesaretti sul giornale, di eccessiva intelligenza con i 5 Stelle, di aver fatto troppo sponda ai giochetti dei grilli. Ma pure la Lega ha le sue tensioni, che sono legate in questo caso non alla vicenda della giustizia, dove in particolare Giorgetti, ma in fondo anche Salvini, hanno contribuito ad una mediazione, diciamo, ritenuta dalla maggior parte dei membri della maggioranza accettabile, ma tensioni sul versante sanitario, perché l'altro ieri c'è stata la manifestazione contro il Green Pass, che a quanto pare non è piaciuta a Mario Draghi. Questo ha portato alcuni dirigenti della Lega, il capogruppo alla Camera Molinari, ad una presa di distanza, che è sembrata però, diciamo la verità, la presa di distanza che un capogruppo fa in questi casi, rispettosa dei colleghi che hanno partecipato alla manifestazione, ma insomma con il compito di prendere una posizione
dal profilo più istituzionale. E invece più aspre le critiche che sono venute da altri dirigenti leghisti, in particolare dai governatori, nei giorni scorsi Fedriga, oggi Zaia sul Corriere della Sera. Decisamente più equilibrata la posizione di Salvini, che per un verso dice il mio partito non è un partito Novax, ma per altro verso difende tutto intero anche il diritto dei suoi parlamentari che abbiano ritenuto di farlo a manifestare. Questo è il quadro. Peraltro, tornando invece per un istante a chiusura di sommario alla riforma della giustizia, mi pare che resti un pochino fuori fuoco il merito della soluzione adottata. Questa idea che per i processi legati a reati di mafia ci sia praticamente il fine processo mai. Ora, mi rendo conto di dire una cosa strana e straniera in Italia, in quanto garantista e liberale, ma bisognerebbe pur sempre ricordare che quale che sia la gravità del reato che è contestata alla persona che va a processo, quella in cui va a processo è presunta innocente. E allora come fai a discriminare sul piano dell'iter processuale qualcuno che non è ancora colpevole di quel reato? Però per il solo fatto che ti sia imputato il reato A, hai un regime processuale e un iter più breve. Se invece ti viene contestato il reato B, rispetto al quale sei pure presunto innocente, invece sei processato a vita. Mi sembra un tema grave che è assai poco presidiato anche nei suoi effetti concreti, perché a questo punto, nell'ipotesi che una procura scelga un bersaglio, e a quel bersaglio cercheranno di sparare addosso accuse di reati associativi gravi per inchiodarlo a un processo che lo metterà fuori dalla vita civile, professionale o eventualmente politica per tanti, tanti, tanti anni. Le aperture, la verità, doppia apertura. Allora, il titolo principale è sull'infortunio di Sorgi, se cade Draghi, pronti i colonnelli. Il Green Pass dà problemi e non certezze, come imporlo? Vicino al Colle scrive sulla stampa che in caso di sfiducia all'esecutivo Mattarella potrebbe mettere su un governo elettorale, forse perfino militare. Chiaro il concetto, si chiude in modo beffardo il sommario della verità. E poi a centropagina Conte abbaia, poi i suoi votano la riformetta. Così la verità. Corriere della Sera sceglie un'apertura neutra, giustizia ha trovato l'accordo, ma poi vedremo. Il commento di Paolo Mieli, il Fatto Quotidiano è dà l'idea, insomma, come se una squadra di media forza fosse andata al Santiago Bernabéu e avesse strappato un pareggio in casa del Real Madrid. Conte limita i danni, Cartabia e C cedono. E poi il titolo del commento di Travaglio che fa capire dove si va a parare, non Cartabia, ma Scartabia, Scartabia. Ecco, cominciamo con i giochetti. Siamo francamente in seconda media, si facevano questi giochetti sui cognomi, però c'è chi ci costruisce sopra carriere. Volete una versione opposta a quella del Fatto? Il giornale fa per voi la riformetta del compromesso e dalla riformetta capite che, diciamo, l'impatto dell'intervento normativo non viene ritenuto particolarmente significativo. La stampa, giustizia, Draghi convince i 5 Stelle, poi molti commenti che vedremo, ma c'è Sorgi in prima su se stesso che dice governo militare, il mio è un paradosso, ve lo dicevamo nel sommario, e infine Repubblica, giustizia, accordo sul filo della crisi, editoriale affidato a Stefano Folli, la prima vera battaglia. Allora, abbiamo fatto un ampio sommario, abbiamo visto come sono costruite le prime, incamminiamoci e incamminiamoci così, e lo facciamo anche, diciamo, con un sorriso, per quanto la cosa sia gravissima e preoccupante. Maurizio Belpietro, con un filo di ironia, ripercorre la cavalcata di ieri, non delle Valchirie, ma di Marcello Sorgi. L'alternativa a un governo Draghi? Qualcuno già minaccia i colonnelli. Dunque, che si fa? Come si spinge il gregge degli scettici nei confronti del vaccino verso l'immunità di gregge? Ieri sulla stampa Marcello Sorgi, che nonostante la statura talvolta somiglia più a un corazziere che a un commentatore, una soluzione l'ha prospettata.
facendo sintesi di ciò che sta accadendo, ossia delle rivolte in casa 5 Stelle per la riforma della giustizia e delle manifestazioni in casa leghista contro il Green Pass. Secondo l'editorialista, dal 3 agosto, con l'inizio del semestre bianco, la rissosità dei partiti potrebbe aumentare e Mario Draghi si potrebbe stancare e magari anche dimettere. A questo punto che succederebbe? Si chiede Sorgi, virgolette. Mattarella lo rinvierebbe immediatamente alle Camere, mettendo i partiti di fronte alle loro responsabilità. E se neanche questo bastasse, l'intento suicida, scrive Sorgi, gli stessi responsabili delle dimissioni insistessero per mandare a casa il banchiere, giocandosi la fiducia dell'Europa e i miliardi di aiuti di cui sopra, al Presidente della Repubblica non resterebbe che mettere su un governo elettorale, forse perfino militare, come è accaduto con il generale Figliuolo per le vaccinazioni. A mali estremi, estremi rimedi, e così si chiudono le virgolette di Sorgi e riprende Belpietro. Insomma, Parlamento avvisato, mezzo salvato, del resto la Tunisia insegna. Così il sarcasmo preoccupato di Belpietro, e vediamo come la mette Sorgi. Ma è un paradosso, che un paradosso come quello del governo elettorale, forse perfino militare, da me usato ieri a conclusione dell'articolo sullo scontro sulla giustizia, potesse sollevare tante reazioni, fino a diventare per qualche ora trend topic su Twitter, non può che lusingarmi, e comincio col ringraziare di tanta attenzione. Ma che di paradosso e anche esplicito si trattasse, non ci sono dubbi. Era assolutamente chiaro, specie quando si sottolineava che l'eventuale caduta del governo Draghi sarebbe un'ipotesi del terzo tipo, dell'impossibilità, cioè irrealizzabile. Se autorevoli colleghi addetti ai lavori sul fronte del giornalismo politico o della politica vera e propria, come Nicola Porro, Luca Telese, Arturo Scotto e Dino Giarrusso, mi scuso qui per non aver citato tutti gli altri, vogliono prendere sul serio un paradosso, sono liberi di farlo, ci mancherebbe. Insomma, però dice, non c'è motivo. Va bene. Sicuramente Sorgi non pensa a una giunta sudamericana di quelli con gli occhialoni da sole scuri. Il pensiero corre, ieri qualche burlone su Twitter ha rimesso le memorabili scene di un capolavoro comico di Monicelli 73 con un sontuoso Ugo Tognazzi, Vogliamo i colonnelli. Era una parodia delle tendenze di una certa destra di allora a minacciare, in qualche caso a provare anche degli scombiccherati esperimenti golpisti, e la scena, a mio modo di vedere, più divertente era quella in cui il capo dei congiurati, Ugo Tognazzi, cercava di ammaestrare un generale rimediato a preparare, diciamo, l'appello alla nazione nel caso in cui fosse riuscita la presa degli studirai, e diciamo, il generale non riusciva bene a preparare questo discorso. Da ieri sarà sicuramente un gioco malizioso della memoria e della fantasia, ma da ieri al posto dell'attore che interpretava quel generale io vedo Marcello Sorgi che prepara l'appello alla nazione. Va bene, archiviamo questa questione, vogliamo i colonnelli. Passiamo alla parte sanitaria. Qui c'è una offerta informativa molto ricca della verità. Sono 5-6 pezzi da vedere, mi limito a segnalarveli, è anche un modo per invitarvi a passare in edicola. Antonio Grizzuti che mostra una contraddizione, dice: ma come? Si è fatta tutta una caciara, anche fuori misura, su AstraZeneca, e ora invece sui casi molto gravi di miocarditi innescati da altri vaccini non si parla granché. Sarina Biraghi parla di una qualche salita dei casi, ma i ricoveri restano sotto controllo. Ieri solo più 11 persone in terapia intensiva. Chi vi parla fa un pezzo sulla preparazione dell'anno scolastico. Sembra attenuarsi l'ipotesi dell'obbligo vaccinale. C'è un ultimo giapponese dell'obbligo che è Roberto Speranza. Maddalena Guiotto dice: ma state attenti che qui si comincia a parlare. Si parte dai cosiddetti fragili della terza dose, ma poi magari crescerà la campagna di questo tipo. Camilla Conti ragiona sulle richieste delle regioni. Forse il pezzo più interessante di questa sezione è quello di Claudio Antonelli, che ci parla dei provvedimenti che il governo avrebbe, secondo alcuni, voluto assumere questa settimana e ha rinviato anche dopo i colloqui tra Draghi e Salvini, trasporti e scuola. E la parola chiave del pezzo di Antonelli è annacquamento, si annacqua
il decreto in preparazione. Ci sono le premesse perché i duri e puri del Green Pass si scontrino con la realtà. Questa sezione si chiude con un altro pezzo assai interessante, in questo caso più, diciamo, di questioni teoriche, Bonifacio Castellane, che dice: ma quante fesserie sono state sparate addosso a Cacciari e a Gamben in questi giorni? E Castellane fa una efficace confutazione delle confutazioni. La sua efficace, le altre, diciamo, invece quelle anticacciari fragili ci mostra decisamente. Oh, a proposito di Agamben e Cacciari, il dibattito prosegue, la stampa si offre in qualche misura in questi giorni come tribuna per la discussione. Oggi è Agamben stesso a dire la sua, contro di lui Roberto Burioni, però diciamo, come diceva la nota canzone, tra bufala e locomotiva la differenza balza agli occhi. Uno fa ragionamenti teorici elevati, l'altro risponde come un vigile urbano che dice: via, qui non si può stare in sosta vietata. A dare manforte a Burioni c'è anche un'intervista al solito Pregliasco, che diciamo commette anche l'imprudenza di citare chi vi parla dopo un confronto televisivo con lui. Non deve aver lasciato contentissimo il professore, che temiamo non abbia nemmeno ancora afferrato bene i termini della discussione, assolto per non aver compreso il fatto, direbbe. Insomma, ci si rincontrerà e ci sarà modo di chiarirsi ancora meglio, se vuole. C'è però un lato politico, ve lo dicevamo, e allora le tensioni anche in casa leghista per la manifestazione alla quale hanno partecipato e lo avevano annunciato una serie di parlamentari della Lega, Armando Siri, Claudio Borghi, Alberto Bagnai, che a onor del vero la manifestazione è stata molto demonizzata, ma è presentata per quello che non era, si è voluto venderla come una manifestazione Novax. Qua è invece una manifestazione alla quale partecipavano, da quanto abbiamo potuto capire dall'esterno, persone che sulla vaccinazione avevano opinioni differenziate, alcuni anche favorevoli, ma invece erano unite dall'essere contrarie allo strumento del Green Pass e alla regolamentazione. Sta di fatto che forse anche per ragioni, diciamo, di dibattito interno al partito, già ieri un governatore, Massimiliano Fedriga, era stato molto duro nei confronti della manifestazione. Oggi ci mette un carico da 11, Luca Zaia, sentito da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, che da un lato cita Voltaire: non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire. Poi però alla domanda precisa sulla presenza di parlamentari del suo partito alla manifestazione, Zaia risponde così: la Lega è sempre stata un partito di composizione sociale e culturale variegata, ci sta che qualcuno non la pensi come te. Detto questo, non mi risulta che il partito abbia deciso di rinnegare l'attività dei propri amministratori, presidenti e sindaci. Un discorso è discutere legittimamente sull'obbligatorietà, come fa il segretario Salvini. Altra cosa è farsi portatori di una linea in cui assolutamente io non mi identifico, mi rifiuto di pensare che sia quella del partito. E così, con diciamo una qualche sottigliezza, Zaia dice: no, io non polemizzo con Salvini, ce l'ho con alcuni esponenti, però forse, diciamo, l'operazione callida di Zaia di distinguere Salvini, che dice: io non voglio attaccare da chi ha partecipato alla manifestazione, viene respinta dallo stesso Salvini, intervistato sulla stampa. È Amedeo La Mattina che firma l'intervista. L'intervista è un po' un day after di tutta questa fase. Salvini rivendica il suo buon dialogo con Draghi, si porta avanti con un tema destinato a crescere, con l'impennata degli sbarchi, e il mese d'agosto è lì davanti. Salvini fa sapere nell'intervista di avere chiesto un incontro a quattro: Draghi, Salvini, il suo sottosegretario agli interni Molteni e il ministro degli interni Lamorgese sull'emergenza sbarchi. Quindi, diciamo, Salvini fissa un ulteriore punto in agenda. E poi però viene interpellato dalla mattina su Green Pass e manifestazione, e Salvini la mette così, in qualche misura rispondendo a Zaia: voglio chiarire che la linea della Lega non è Novax, non rincorriamo quelli che dicono che chi si vaccina è complice delle multinazionali.
Ma io non condivido nemmeno i Sivax che sostengono che i Novax siano dei sorci assassini. Io mi sono vaccinato, l'ho fatto per mia scelta, non ho titolo per obbligare gli altri a farlo. Ho ribadito al presidente Draghi che deve rimanere una libera scelta. Per minori e bimbi è impensabile l'obbligo vaccinale o il ricatto che chi non si vaccina non entra in classe. Domanda di verifica: nella piazza in cui sono stati gridati slogan contro il governo e Draghi sono scesi anche alcuni parlamentari della Lega, lo considera giusto e opportuno? E Salvini risponde: il primo partito del paese ha diverse sensibilità, sia tra gli elettori che tra gli eletti, non siamo una caserma, quindi alcuni parlamentari hanno scelto di esserci, altri no, ma quando parlo di libertà intendo questo. Non capisco la chiusura delle discoteche, dei luoghi di divertimento, la smania di chiusura di speranza, e poi Salvini va alla polemica contro la sinistra, però francamente, ripeto, si possono fare elogi o critiche a Salvini, ma in questo caso mi pare che sia equilibrata la posizione di un segretario che vuole garantire nel suo partito agibilità politica a chi ha una sensibilità e a chi ne ha un'altra. Sarebbe veramente curioso che il segretario di un partito che è allo Stato, il primo partito del paese, diciamo così, esibisse il cartellino giallo o peggio il cartellino rosso a una delle due, diciamo, sensibilità più forti nel suo partito. Va bene, abbiamo anche evocato con Agamben e Cacciari e Castellane e i critici di Agamben e Cacciari, dibattito teorico al quale oggi partecipa, diciamo, un po' avventurosamente, Antonio Polito dalla prima della sera, che si ormai Polito da qualche tempo scrive libri anche con, diciamo, una tensione etica, una ricerca morale e filosofica, insomma, effetto Scalfari succede. E oggi ci spiega che il modello etico dei Novax non può esistere, fa tutto un ragionamento, ma a un certo punto c'è un passaggio che però ci ha lasciato un po' così. Un secondo modello è quello che viene chiamato utilitarismo e che da Bentham a Stuart Mill dice che è etico fare ciò che massimizza la felicità collettiva. Polito. È evidente che John Stuart Mill e Bentham non possano difendersi, ma tutta la loro, diciamo, elaborazione è semmai invece sul perseguimento della propria, diciamo, scelta di utilità, semmai sarà la somma del fatto che ciascuno persegue la sua utilità individuale a determinare anche una utilità più larga. Ma non hanno detto Bentham e Mill che uno deve adeguarsi alle esigenze collettive, è leggermente il contrario. Va bene. Diciamo, deve essere un'interpolazione scalfariana. Passiamo al tema grosso della giornata politica di ieri, quello della giustizia. Allora, la, diciamo, mediazione e anche lo sviluppo della giornata politica ve lo raccontano bene Carlo Tarallo sulla Verità e a quattro mani Giuseppe Falci e Marco Galluzzo sul Corriere della Sera. La questione principale la conoscete, di fatto si è deciso che per i processi relativi ai reati di mafia il percorso processuale non abbia le tagliole di improcedibilità previste per altre ragioni. Se volete una, diciamo, un tema di politics che sta intorno a tutta questa vicenda, dovete vedere Francesco Verderami. Allora, Francesco Verderame sul Corriere della Sera, che parte in prima, evoca un sorriso di Draghi e vediamo a che si riferisce questo sorriso. Andiamolo a vedere subito. Eccolo qua. Quando Giorgetti ha detto che Conte stava iniziando la guerra di logoramento contro il governo, sul volto di Draghi è comparso un sorriso eloquente. E poi c'è tutta la ricostruzione che fa Verderami della giornata, del Conte che tira la corda, a un certo punto perfino Di Maio che diceva: ah, guardate che altri governi sono caduti sui temi della giustizia. Poi
si conclude valorizzando il ruolo di cucitura di Giorgetti. Voi sapete che Verderami ha un filo diretto con il capodelegazione leghista al governo e Giorgetti, visto non siamo noi che ti creiamo problemi, sono gli altri, così la mette Verderami, che però valorizza con questo sorriso di Draghi, un Draghi, diciamo, compos e dominus, padrone di sé e padrone della situazione. Siamo proprio sicuri che le cose siano così serene? Secondo Ilario Lombardo, non esattamente. È il tono della voce, di solito controllato, pacato, piatto, che tradisce con il passare delle ore il nervosismo di Mario Draghi. La voce, raccontano i ministri che hanno partecipato in prima linea alle trattative, si indurisce e rompe gli argini della pazienza quando il Presidente del Consiglio capisce che nessuna delle due parti è disposta a cedere sulla riforma del processo penale. E anche qui poi Lombardo fa il suo racconto della giornata, però ecco, quello che è significativo è che se Verderami vi dà un taglio di un Draghi padrone della situazione, Lombardo vi dà un tratto di Draghi che stava per perdere la calma e ha intuito la profonda difficoltà della giornata. Laura Cesaretti sul giornale centra il suo retroscena sul ruolo di Letta che finisce sotto accusa per l'aiuto dato ai 5 Stelle. E sarebbero parlamentari del PD a lamentarsi di questo e Enrico ha pensato solo a salvare l'asse con i grilli. Allora, questi temi, un po' di merito e un po' di senso politico della giornata tornano nei tre commenti che abbiamo selezionato, naturalmente da punti di vista profondamente diversi. Andiamo a vedere Stefano Folli, la prima vera battaglia. Siamo in prima su Repubblica, poi il pezzo si distende nella pagina dei commenti. Il tentativo dei 5 Stelle di affossare la riforma della giustizia prima ancora che arrivasse in Parlamento non è riuscito. Allo stesso modo si è infranta la speranza di modificare il testo fino a cambiarne il senso attraverso la valanga degli emendamenti e poi più avanti. Oggi di sicuro qualcuno dirà che il movimento è ugualmente defunto perché ha ammainato la bandiera anticartabbi e antidraghi, ma sono frasi polemiche. È vero che finisce un equivoco. L'idea che Conte fosse l'uomo adatto per interpretare una linea politica bizantina, un piede nel governo e uno fuori, appoggiare il Presidente del Consiglio e al tempo stesso insultarlo. Questa velleità si è esaurita ieri quando il Consiglio ha approvato l'ultima versione della riforma e tutti gli emendamenti sono stati ritirati. Per Draghi, il significato della giornata consiste nell'aver consolidato il profilo della sua leadership alla vigilia del semestre bianco. Non vuol dire si intende aver cancellato le spine che attraversano la maggioranza. I prossimi mesi saranno faticosi e carichi di insidie. Ma ieri è stata vinta una battaglia cruciale dal momento che la riforma della giustizia non è essenziale solo per ottenere i fondi del PNRR, in verità è fondamentale per migliorare la convivenza civile e restituire al cittadino fiducia. In un altro passaggio del suo commento, Folli dice: non si può certo dire che i 5 Stelle abbiano vinto, nemmeno le esigenze mediatiche possono indurre i vertici del movimento a sostenere una simile tesi. Tuttavia, Conte e i suoi, come si dice in questi casi, hanno in qualche misura salvato la faccia. Poteva essere una disfatta, è stata solo una sconfitta resa meno cocente dal lungo braccio di ferro, in parte autentico, in parte a uso dei militanti costernati e dei gruppi parlamentari perplessi. Così Stefano Folli. Avrete a questo punto la curiosità di dire: ma come la mette Marco Travaglio? La mette aggredendo la Cartabia, ma invece in qualche misura la previsione di Folli su questo è valida. Dice: beh, c'è chi cercherà di vendere questa cosa con un grande risultato, e Travaglio ci prova. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Già il fatto di porsi questa domanda su un governo che ha tentato fino all'ultimo di mandare al macero centinaia di migliaia di processi per reati gravissimi segnala il livello criminale delle classi dirigenti che lo esprimono. Rileggo per chi non avesse capito. Già il fatto segnala il livello criminale delle classi dirigenti che lo esprimono. Quindi al governo ci stanno i criminali questa sobria premessa si sviluppa il ragionamento di Travaglio. Comunque la risposta è sul bicchiere più pieno che vuoto.
il compromesso al ribasso che salvava solo i processi per associazione mafiosa e voto di scambio, eccetera, eccetera, è stato evitato dall'intransigenza di Conte in una trattativa che partiva disperata, quindi Conte che ha trattato, eccetera. Conclusione, assalto alla Cartabia, una guardasigilli che nega in Parlamento qualsiasi effetto sui processi di mafia e poi ingoia quel popò di eccezioni imposte da Conte sui reati di mafia, dovrebbe scusarsi e dimettersi. Da ieri è ufficiale che o non sa quel che dice o ci ha provato e le è andata male. Altro che aspirare al Quirinale, dovrebbe andarsene a casa. Va bene, accanto al pezzo di travaglio c'è una vignetta sul fatto, una vignetta di Mannelli. Quando Mannelli prende la matita, vuol dire che Travaglio ha litigato con qualcuno. E c'erano tempi in cui Travaglio e Paolo Mieli in televisione facevano bibì e bibò. Oggi qualcosa, l'idillio deve essersi rotto perché il disegno di Mieli è meno rispettoso, la rubrichina è Nuovi Mistici, il titolo è non lo storico ma lo storico, e poi sotto ogni stronzata che lo ispira lo trasforma in storia patria. Insomma, vedete come si deve essere creata una faglia. Erano grandi difensori del Conte 2 e aspiranti consiglieri del Conte 3, poi diciamo le strade si sono divise. E che le strade si siano momentaneamente divise, poi con Mieli non si sa mai, diciamo, magari tra 2 mesi lo ritroveremo fianco a fianco con Travaglio, lo capite anche dall'editoriale di oggi del Corriere, firmato da Mieli, che parte da un fatto, dice, ma come mai il 100% dei magistrati che si sono espressi sulla riforma si sono espressi in senso contrario? E dice, la risposta può essere di due tipi, la prima, con maggiori probabilità di essere vicina al vero, è che il precedente accordo raggiunto dalla ministra avesse un carattere eccessivamente compromissorio, che lei e i saggi che l'hanno affiancata non si rendessero conto dello spropositato numero di mafiosi, terroristi, malfattori di ogni specie che grazie al loro provvedimento nella prima versione avrebbero riacquistato libertà. L'altra ipotesi di spiegazione, assai meno plausibile della precedente, anzi ammettiamolo quasi inverosimile, è quando Mieli vuol fare cardinalizio nega una cosa vuol dire che in realtà intende esattamente quella, quindi è qui che il lettore deve concentrare la sua attenzione. L'altra ipotesi è che la magistratura italiana sia ormai divenuta un corpo malato, un insieme in cui uomini e donne si lasciano rappresentare da avanguardie impegnate a combattersi le une contro le altre a colpi di dossier. Avete capito perché, diciamo, Travaglio ce l'ha con Mieli, vedrete che il dibattito, ma poi faranno pace, però per qualche settimana litigheranno ancora. E vediamo come Mieli articola questa seconda ipotesi. Se la magistratura italiana fosse precipitata in questo abisso, cosa che non crediamo, anche se qualche rischio lo si può intravedere in lontananza, allora le prese di posizione di alcune toghe contro Draghi e Cartabia andrebbero interpretate come un accorto posizionamento in vista di un cataclisma prossimo venturo. Una scossa tellurica nel corso della quale potrebbero venire alla luce le malefatte di molti, talché alcuni togati avrebbero ritenuto conveniente assumere la postura di indomiti alfieri della legalità, capaci di mettere con le spalle al muro l'ex presidente della Corte Costituzionale. E così Mieli dice, non dice, preannuncia, fa capire che il cielo è cupo e verranno. Però a noi sorge un dubbio, se aveva tutte queste, diciamo, grandi perplessità sul ruolo della magistratura, perché per mesi ha fatto da spin doctor esterno ai grillini a Conte in epoca Bonafede? E soprattutto perché questi dubbi li espone oggi quando comunque la partita del testo Cartabia è chiusa e quindi quando comunque Draghi e Cartabia hanno vinto la partita? Poteva esprimerli nei giorni precedenti aiutandoli nel braccio di ferro. Sono domande alle quali ciascuno può dare una risposta. Siamo vicini alle segnalazioni conclusive. Allora, ce n'è una tratta dal foglio che, insomma, ama seminare zizzania nel campo che ritiene avverso, e ritiene avverso, lo sapete, la Lega in particolare. La Lega che inizia la sua festa estiva
a Milano Marittima, è prevista nel programma la presenza di Giancarlo Giorgetti, ma Simone Canettieri dice, poi vedremo se arriverà una smentita, Giorgetti annuncerebbe che per lui è l'ultimo giro, non mi ricandido più, non mi ricandido più, questo è il mio ultimo giro, non mi riconosco più nel progetto. E queste cose sono messe tra virgolette a Giorgetti. Andiamo a vedere un altro passaggio. Giorgetti la settimana scorsa ha affidato il suo malcontento ai deputati più fedeli, quelli del Nord, Varese e dintorni, come Dario Galli e Matteo Bianchi, futuro candidato a sindaco. Il braccio destro di tutti i capi della Lega, da Bossi a Maroni, quello intelligente e cauto, dice in privato senza problemi che per lui è arrivata l'ora di farsi da parte perché non si riconosce più nel progetto di Matteo Salvini. Così. La bomba o il petardo lanciato dal Foglio, che mette in prima anche il commento del direttore Cerasa, che descrive le difficoltà nel governo. Dal punto di vista di Cerasa, dice: c'è stata una battuta d'arresto perché dovevi fare d'urgenza gli altri provvedimenti su scuola e trasporto e non l'hai fatti, dovevi fare il varo della legge delega sul fisco e l'hai rinviata a settembre, dovevi fare la legge sulla concorrenza e l'hai rinviata a settembre, sulla giustizia hai dovuto fare un compromesso faticoso. E allora che vuol dire? La fase 2 del governo, scrive Cerasa, con le piccole fibrillazioni in corso, non creerà problemi per il futuro della maggioranza, ma può contribuire a rafforzare il partito che sogna di vedere il tandem Mattarella-Draghi non solo per i prossimi 6 mesi. E i piccoli trabocchetti che nasconderà il semestre bianco, chissà che non diano una spinta per rafforzare questo tandem, sempre che poi non sia Draghi a decidere di voler forzare la mano per cambiare palazzo, perché i partiti possono fare i giochi che vogliono, ma anche Draghi, come direbbe Niccolò Barella, è un bel giocatore. Con questa chiusura che diciamo, ci porta al Corriere dello Sport, Cerasa comunque punta le sue fiche sul fatto che Draghi resti dove e Mattarella resti dov'è. Tutta da vedere sulla giustizia, ma su tutt'altro versante, perché riporta a quella inchiesta che fu denominata Mafia Capitale, che poi si è fortemente depotenziata, perché a un certo punto non c'era la mafia e c'è stata pure una assoluzione per tutte le questioni principali nei confronti di Gianni Alemanno. Parla un condannato di quella partita, Salvatore Buzzi, l'uomo delle coop, l'uomo descritto da molti come il grande corruttore. Lo sente Amadori e parla di patto regione-procura per salvare i Dem. E diceva: dice, se io avessi rivolto accusa verso Alemanno mi avrebbero coperto di elogi. Alemanno alla fine è stato assolto, domanda Amadori, e Buzzi risponde: per fortuna abbiamo evitato l'innocente in galera, perché io so bene di non averlo corrotto, ma poi, secondo lei, uno può comprarsi il primo cittadino della capitale con 10.000 euro? Non stiamo parlando di Rocca Cannuccia. Ma allora, domanda Amadori, perché non è stato ritenuto credibile? E Buzzi risponde, questa è la risposta più forte, perché ho sempre negato di aver corrotto sia Alemanno che Gramazio. E anche di aver dato utilità a Umberto Marroni, a quel tempo il capo della corrente bersaniana del PD romano. In compenso, ho sempre puntato inutilmente il dito contro gli altri uomini del PD. Se avessi accusato Alemanno, mi avrebbero liberato subito e forse mi avrebbero fatto anche una statua. Così la mette Buzzi. A proposito di giustizia, da Roma ci ritrasferiamo a Milano e ieri è stato il giorno in cui molto pesantemente il procuratore, a questo punto uscente, Francesco Greco, ha attaccato uno dei suoi sostituti, quello a cui è stato opposto da una vicenda che ormai conoscete, ne abbiamo parlato tante volte nella rassegna, il sostituto Storari. E Greco scrive ai suoi PM dicendo: da Storari slealtà e menzogne. Ve lo raccontano un po' tutti i quotidiani, io ho sotto gli occhi il pezzo di Guastella, pagina 17 del Corriere della Sera. Invece una notizia triste, è morto Calasso, guru di Adelphi, e ci sono oggi tanti bei ricordi sui giornali, ricordi che per una volta ci sembrano davvero quelli che stiamo per citarvi
attenti sulla personalità notevole dello scomparso, Massimo Cacciari su Repubblica, Marcello Veneziani sulla Verità, Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, Luigi Mascheroni sul Giornale. Sono i quattro ricordi che ci sono piaciuti di più, e anche se poi forse il ricordo migliore ognuno di voi può farlo da sé rileggendo il catalogo Adelphi, che dà la misura di un'operazione culturale davvero, davvero notevole, davvero notevole. Naturalmente in questa rassegna noi cerchiamo anche sulle vicende più gravi di trovare un motivo di sorriso, e quindi il nostro ricordo e il nostro omaggio alla persona scomparsa, e per chi rimane il diritto a sorridere di qualche miseria invece di chi resta. Alain Elkann sulla Stampa. Vi dicevamo che tutti gli altri autorevoli personaggi che oggi firmano ricordi dello scomparso parlano dello scomparso. Invece Elkann parla di se stesso che non è scomparso e dice: mi incoraggiò e mi spinse a scrivere. Povero Galas, non può, diciamo, difendersi da questa grave chiamata in correità che Elkann fa. È Calasso che mi incoraggiò e mi spinse a scrivere. Però la cosa è troppo divertente, perché praticamente Calasso ha detto a Elkann: no, non ti pubblico una cosa, scrivila da qualche altra parte. Ma Elkann la prende come un incoraggiamento. Ora vorrei esprimere la mia gratitudine a Calasso. È stato lui a incoraggiarmi a scrivere Il Tuffo, il mio primo romanzo. Avevo pubblicato alcuni racconti sulla rivista Nuovi Argomenti e lui mi disse: non si può pubblicare un libro di racconti di un esordiente, devi scrivere un romanzo. Così, Alain Elkann. Va bene, finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Vi ricordo che ci risentiamo questa sera alle 19 con Stefano Graziosi. Sarà quello di questa sera l'ultimo appuntamento delle 19. L'appuntamento serale andrà in pausa nel mese di agosto, ma invece, sperando di farvi cosa gradita, terremo operativa questa rubrica senza pause, questa del mattino, per tutta la stagione estiva, senza alcuna interruzione. È una rubrica che vi è offerta gratuitamente sulla Verità. Se vi è minimamente nella vostra dieta mediatica, avete un modo di compensarla ed è quello di passare in edicola a prendere la Verità. Buona giornata a tutti.